Salve a tutti. La primavera è nell'aria e con la primavera aumenta la necessità di pasti leggeri ma comunque gustosi. Ho pensato di preparare assieme a voi un'insalata. Un'insalata un po' particolare che prevede legumi, frutta e verdura. Per realizzarla ci occorreranno 100 g di rucola fresca, due arance possibilmente biologiche, 250 g di ceci secchi, del pepe, la riduzione di aceto balsamico, olio d'oliva e delle foglie di alloro. La prima cosa che dovrete assolutamente fare è tenere a bagno per una notte o almeno 8 ore i ceci. Potete usare anche dei ceci in scatola, ma preferisco sempre i ceci secchi, li trovo più gustosi. Teneteli in ammollo in acqua salata per una notte, appunto per 8 ore. Dopodiché gettate l'acqua di conservazione, aggiungetene dell'altra e portateli a cottura con la foglia d'alloro. Ora procediamo con il taglio delle arance, vi farò vedere come. Ho già tagliato a vivo una delle mie due arance, ora vi farò vedere il procedimento per tagliare a vivo un'arancia. È un qualcosa di molto semplice ed è molto importante farlo per le insalate, perché in questo modo l'arancia sarà priva delle sue pellicine e sarà priva di semi. Ora vi farò vedere, è molto semplice. La prima cosa da fare con un coltello, possibilmente abbastanza affilato, è quello di tagliare bene alle due estremità l'arancia, in modo tale l'arancia sia ben a vista. Dopodiché si procede, anche sempre con un coltello magari più piccolo, a tagliare lateralmente la buccia dell'arancia, portandola ben a vista, togliendo il più possibile il bianco. Togliendo il bianco, noi abbiamo modo di vedere le sezioni degli spicchi e in questo modo abbiamo modo di lavorare con il coltello e tagliare, diciamo, di volta in volta in modo opportuno e quindi gli spicchi sarà più facile tagliarli, senza fare dei guai. Ecco, diciamo che io ho tagliato abbastanza anche oltre il necessario. Qui c'è ancora della buccia e quindi procederò a toglierla. Come vedete, l'arancia è praticamente priva del bianco, anche perché il bianco di per sé è amaro e quindi nella nostra insalata non sarebbe cosa buona. Quindi con il coltello adesso, seguendo la linea dello spicchio, ci teniamo verso l'interno e pratichiamo il primo taglio. Sarà molto semplice e andiamo fino verso il centro. Facciamo lo stesso di lato ed ecco qui il nostro spicchio a vivo. Vedete, è veramente molto semplice. Procedo con gli altri. Le mie arance sono pronte, così come sono pronti perché sono ormai freddi i ceci che avevo precedentemente portato in cottura. Ora non mi resta che assemblare il piatto e la cosa è veramente velocissima. Io lo farò secondo la mia fantasia, voi potrete fare diversamente. Ci rivediamo appena avrò terminato di completare il piatto. Ah, dimenticavo. È necessario aggiungere a questa insalata delle olive. Io ho scelto delle olive di Gaeta, ne occorreranno 2 o 3 cucchiai. Se non avete le olive Gaeta, vanno benissimo comunque altre olive nere. Ed eccola completata la mia insalata. È terminata ed è gustosissima. Non è necessario che la presentiate in questo modo, la potete tranquillamente porre anche all'interno di una terrina, condirla con un bel po' di olio d'oliva e la nostra riduzione d'aceto balsamico. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi auguro un buon proseguimento di giornata e grazie per essere ancora qui. Un bacio da In Cucina con il Cuore.